Buonasera e benvenuti a tutti. Siamo molto felici di avervi di nuovo con noi per Capolavori raccontati, libri e biblioteche come opere d'arte. Questo incontro fa parte di Genova Capitale Italiana del Libro, che sta portando molti eventi in città, come ieri sera, come anche molti incontri della Storia in Piazza. E questo è il penultimo evento, il ciclo finirà l'11 marzo con Dipingere e leggere, il libro nell'arte italiana. E oggi ringrazio di avere qui con noi Micol Forti, che è responsabile delle collezioni d'arte contemporanea dei Musei del Vaticano e laureata alla Sapienza di Roma, dove ha conseguito una specializzazione e il dottorato di ricerca in storia dell'arte. E sarà una passeggiata attraverso i libri e attraverso le opere d'arte e come sempre avrete l'occasione di scoprire una visione e ringraziamo molto per il tempo e l'attenzione e come sempre alla fine dell'incontro ci sarà la possibilità di fare alcune domande e alcune perplessità. Io vengo a sedermi in prima fila perché sennò mi viene il torcicollo e ringrazio molto la dottoressa Forti per l'incontro. Buonasera a tutti, grazie a voi di questo invito, di questa splendida sala che ci accoglie, di questo pubblico così numeroso e devo dire che vi invidio molto a chi ha seguito anche le altre occasioni perché il tema immaginato, ideato da Marco Carminati è di grandissimo fascino e raccontare in parallelo, seguire in parallelo l'oggetto che accoglie idee, pensieri, riflessioni anche attraverso lo sguardo degli artisti che spesso li hanno accompagnati è veramente un percorso assolutamente affascinante di chi come molti di noi usano i libri per mestiere e di chi come moltissimi di voi li amano come compagni fedeli delle nostre vite e quello di cui in realtà il personaggio di cui ci occuperemo oggi è questo signore che si chiamava Henri Matisse, che è stato uno dei principali artisti del panorama francese di pieno Novecento, uno degli assoluti protagonisti della cultura d'Oltralpe, un uomo di particolare gentilezza e di particolare amabilità. Gran parte della sua carriera è stata parallela a quella di Pablo Picasso, un po' più giovane di lui, ma i due si sono frequentati lungamente perché entrambi hanno risieduto in Costa Azzurra durante la Seconda Guerra Mondiale, durante l'occupazione della Francia e il governo di Vichy e questi due caratteri così distanti, queste due visioni così lontane anche rispetto a quello che è stato il loro lavoro sul libro ci raccontano proprio quanto una stessa cultura possa in qualche modo generare potenti idee così autonome, così originali. L'amorevolezza di quest'uomo lo è stato con i suoi figli, con i suoi allievi, con i suoi colleghi e con il paese che lo ha accolto, lo ha formato e lo ha ospitato. Henri Matisse è stato avvicinato negli anni della guerra da Alfred Barr, direttore del MoMA Museo di New York, che stava facendo un giro per consentire ai più grandi artisti europei di trasferirsi negli Stati Uniti, soprattutto chi era in pericolo di persecuzione o di arresto. E Matisse rifiutò pensando e ritenendo che il ruolo, anche la celebrità che ormai il suo nome aveva raggiunto dovesse rimanere nel suo paese ed essere rappresentare un saldo baluardo della cultura del suo paese. E Matisse si è avvicinato ai libri non da piccolissimo, la sua cultura è diciamo abbastanza scolastica, abbastanza mediocre, lui nasce in una piccolo paese dell'Alsazia che non aveva neanche una biblioteca pubblica, quindi la sua abitudine con i libri in realtà nasce da adulto e
tuttavia diventa un tema assolutamente centrale, perché lui capisce all'inizio, alla fine della sua vita, nella piena maturità della sua vita, che riflettere sulla parola che diventa per lui, e soprattutto della parola poetica, vedrete, che diventa per lui un modo per riflettere anche sulla sua produzione creativa, è un contraltare estremamente importante per rinnovare la sua arte, anche in piena maturità. La sua attenzione, il suo lavoro per i libri diventa assolutamente costante e martellante negli anni finali, in realtà, della sua vita, soprattutto a partire dal 1941, quando appunto si trasferisce in Costa Azzurra dopo una fuga roccambolesca da Parigi, in uno stato di salute molto precario. In realtà si scoprirà che soffre di un brutto tumore dal quale deve essere anche operato poi nel 1942. A lui non gli viene detto, nelle sue lettere lui ricorda sempre questo fastidio alla cistifellea che lo porta a rimanere allettato lungamente, ma in realtà è un brutto tumore all'intestino che poi caratterizzerà l'attività nella parte finale della sua vita, che sarà molto sedimentaria, e forse proprio questa necessità di rimanere a letto, di potersi muovere poco, di poter affrontare con maggiore difficoltà il lavoro in piedi dell'artista, che pure gli richiederà di reinventare completamente i suoi mezzi, forse è anche uno delle motivazioni per cui comincia a dedicarsi al libro, e al libro riflettendo immediatamente a come dovrebbe essere. Matisse ricorda in vari suoi scritti che il libro, c'è una grande differenza tra il libro illustrato e il libro decorato. L'illustrazione del libro, cioè il sostegno di un'immagine visiva a un testo scritto, o è inutile se il testo si regge da sé, o se è necessario perché il testo non riesce ad essere autosufficiente, dimostra in realtà la debolezza, la fragilità del testo scritto. Dunque a lui non interessa illustrare i volumi, lui interessa decorarli, e cioè creare un universo autonomo e pienamente parallelo, totalmente generato dall'artista, che quel testo lo ha letto, lo ha bevuto, lo ha digerito, ma ha creato e generato un universo visivo assolutamente autonomo, che può spesso essere addirittura non riconosciuto dallo stesso autore del libro, cosa che in alcuni casi avverrà. E in realtà poi lo influenzerà in particolar modo la lettura di un romanzo meraviglioso, Pierre et Jeanne, di Guy de Maupassant, un romanzo che Van Gogh leggerà appena uscito, e immediatamente scrive al fratello Theo per quanto rimane colpito dall'introduzione di questo romanzo, che vi invito a rileggere, di pochissime pagine ma assolutamente illuminante. Matisse viene colpito proprio dall'introduzione e dalle parole di Guy de Maupassant, perché Maupassant mette in guardia dalle classificazioni. Attenzione ai critici, attenzione agli artisti che vogliono trovarsi confortevolmente all'interno di una categoria, di trovarsi di fronte a qualcuno che dice: ecco, lui questo fa, lui appartiene a quel movimento, lui è allievo di quel maestro. La storia non è fatta di influenze, quello che noi Picasso è stato influenzato da Cézanne, il cubismo nasce dall'arte di Cézanne. No, Picasso, Braque hanno scelto Cézanne, potevano scegliere chiunque altro per ispirarsi, l'hanno scelto come modello e lo hanno fatto diventare qualcos'altro. Quello che dice Maupassant: bisogna sempre portarsi fuori dalla norma, sempre creare qualcosa di indipendente e di trovare nuovi agganci e nuovi legami con una memoria culturale, con una storia che è a nostra disposizione tutta quanta, tutta
allo stesso momento. Siamo noi che possiamo ricostruire una nuova filiazione rinnovando le forme visive e le forme creative. Maupassant lo dice per la parola, Matisse lo legge pensando al suo lavoro, e questo testo lo amerà talmente tanto che i due figli maschi di Matisse si chiamano Pierre e Jean, in omaggio a questo, in omaggio proprio a questo volume, di cui qui peraltro vedete delle illustrazioni della fine dell'Ottocento, quando il romanzo esce. Ma ovviamente Matisse conosce molto bene ed ha in casa anche alcuni testi di suoi colleghi che lo hanno preceduto, di Édouard Manet, L'après-midi d'enfant di Mallarmé, che sarà il primo testo a cui Matisse si dedica, non L'après-midi d'enfant, ma una serie di poesie che ora vedrete, del 1876, dove vedete che Manet lascia, come dire, libera, quasi galleggiare l'immagine, l'immagine visiva, con una, come dire, capacità di non irregimentarla all'interno di una cornice o all'interno di uno spazio, ma di metterla in dialogo con il testo, e soprattutto cercando di lavorare, questo sarà un tema ricorrente nei testi di Matisse, sul concetto di bianco, sul concetto di vuoto che è all'interno della pagina, che la pagina rappresenta. Il rapporto pieno-vuoto è il rapporto senso-silenzio. Suono della parola e silenzio dello spazio che quella parola accoglie. Lo stesso Manet aveva già illustrato Il corvo di Poe, un libro che Matisse ama moltissimo, anche questa, come dire, visionarietà un po' onirica di quella magnifica poesia che tutti voi conoscerete, che è, come dire, ossessivamente ribadita dal ritornello e dalla presenza di questo corvo sulla stanza. E Matisse ha fra i suoi libri anche questo di Pierre Bornard, una serie di poesie di Paul Verlaine. È Edouard Vollard l'editore, grandissimo mecenate e sostenitore degli artisti francesi a partire da Manet in poi. Un libro che lo interessa moltissimo perché vedete che i disegni di Bornard toccano lo scritto, toccano la parola, invadono lo spazio della parola e creano una linea, un segno completamente diversa da quella, della stampa, da quella della... della tipografica, del carattere tipografico. E dunque Matisse si dedica ai libri alla fine della sua carriera, fatta però eccezione di un volume, questo delle poesie di Mallarmé. Nel 1946 Matisse non è uno scrittore metodico, assolutamente, non è un teorico della sua arte, i suoi scritti sono prevalentemente frutto di interviste e quindi di dialoghi con suoi colleghi, con critici, con storici dell'arte, con giovani intervistatori. Lui raramente scrive testi organizzati, però nel 1946 pubblica questo piccolo testo che si intitola Come ho fatto i miei libri, e anche se nel 1946 non era ancora uscito Jazz, che è il suo libro più famoso e che vedrete alla fine di questa carrellata, ne ha già pubblicati numerosissimi, di cui qui vedete una grande parte, anche se non tutti. E tuttavia in questo libro lui cita solo due testi suoi, perché sta cercando di fornire proprio un parallelo, cioè di far capire cosa intende per libro scritto e libro decorato. E questo primo volume è una raccolta di poesie di Mallarmé, raccolta di poesie che viene selezionata dallo stesso Matisse. Allora, questo è un primissimo elemento fondamentale. Matisse non illustra mai, non decora mai, non realizza mai volumi preesistenti.
usa autori del passato anche, ma anche autori del Medioevo, lo vedrete, ma fa lui la selezione dei testi. Cioè il prodotto libro è interamente pensato dall'artista. Voi vedrete, passerà a un certo punto l'interno della cappella del Rosario di Vence, dove Matisse elabora tutto, dall'acqua santiera all'abito liturgico, alle opere d'arte, all'architettura. Quando i padri domenicani, committenti della cappella, gli chiedono di coinvolgere l'amico Le Corbusier, Matisse dice no, perché Le Corbusier è un artista, quest'opera è mia. Anche gli autori dei libri hanno pensato il loro volume, ma questi sono volumi pensati da lui, nel contenuto e nelle decorazioni e nelle illustrazioni. Questo è molto importante anche perché la centralità della sua produzione negli anni della guerra diventerà anche una centralità di contenuti. Abbiamo ricordato che Matisse è in Costa Azzurra, sotto il governo di Vichy, è un uomo molto, molto attenzionato. Ha la moglie e la figlia che sono nella Resistenza e che vengono tutte e due arrestate. La moglie viene portata in un carcere a Reims, la figlia viene purtroppo deportata e torturata. Lui avrà la ragazza Marguerite da lui 2 settimane quando viene liberata e scrive a Pierre, che è un famosissimo gallerista a New York, dicendogli io lo so che lei non mi sta dicendo tutto quello che è successo, però io non le chiedo niente, e deve stare da sola e deve attraversare quello che ha passato. Quindi lui è un uomo di cui si conoscono le posizioni politiche, ma al tempo stesso è un uomo estremamente ritirato, estremamente riservato, tanto che gran parte della critica lo irriderà pensando che è ormai un vecchio rimbecillito che si sta rifugiando in tutto un suo mondo di fantasia, ed anche i libri vengono letti un po' come un momento senile di quest'uomo ormai alla fine della sua vita. Matisse reinventerà completamente il suo linguaggio pittorico in modo radicale negli ultimi 20 anni della sua vita. Ecco, la scelta dei volumi per lui sarà anche una scelta politica, sarà un modo per dire, grazie alle parole degli autori, cosa lui intende di quel periodo storico che si trova a vivere. Mallarmé però nasce prima, nasce nel 1932, nasce grande grazie a un grandissimo amico di Matisse, Albert Schirra, a cui lo vedete in 2 magnifiche fotografie di Merrey. Albert Schirra, grandissimo editore, lo sappiamo ancora oggi, non è più di Schirra, sapete che peraltro Schirra non è più diciamo italiana, ma come è stata a un certo punto, e neanche francese, ma è stato diciamo il creatore di una casa editrice d'arte di grandissimo pregio e di grandissima storia. E Albert Schirra aveva commissionato a Picasso Le Metamorfosi di Ovidio, era un volume uscito nel 1930, dove vedete che Picasso immagina le illustrazioni delle Metamorfosi immaginando proprio delle cornici e all'interno l'inserimento delle scene. Una parte di queste sono stampate, una parte vedete che sono i disegni preparatori. Qualcuno di voi li avrà visti alla mostra Metamorfosi che c'è stato a Palazzo Reale a Milano qualche anno fa, dove tutte le illustrazioni delle Metamorfosi di Ovidio di Picasso erano in esposizione. Immediatamente Schirra chiede anche a Matisse di fare un volume e gli propone Amore e Psiche di La Fontaine, ma Matisse non gli piace l'argomento. Lui aveva già lavorato comunque su questo tema e in qualche modo rifiuta. Sarà un altro amico
con il che avrà un ruolo importantissimo nella vita intellettuale e soprattutto nella vita letteraria di Matisse, a portarlo a scegliere qualche anno più tardi le poesie di Mallarmé. Il personaggio è André Rouveyre, un giornalista, un caricaturista, uno scrittore, un poeta, e qui lo vedete in un magnifico ritratto che Modigliani gli fa nel 1915, quando lui è ancora giovane. Anche lui dal 1941 è in Costa Azzurra, anche lui è molto controllato dal governo di Vichy. I due si scambieranno lettere quotidiane, anche più di una lettera al giorno, e spesso Matisse gli manda le poesie che vuole scegliere, e in questo scambio apparentemente tutto letterario, le lettere vengono tutte aperte, tutte controllate, tutte rimesse dentro le buste magnifiche decorate che Matisse gli fa, adesso ne vedrete una, in realtà loro si stanno lentamente costruiscono la linea concettuale, ideologica, dunque politica, della scelta letteraria che stanno facendo insieme. Sarà Rouveyre che suggerisce a Matisse Mallarmé, che in realtà è una grande passione di Matisse, e soprattutto Matisse è particolarmente vicino a un testo, un poema sperimentale, Un coup de déjà N'abolirà le hasard, che Mallarmé scrive nel 1897, perché in questo volume Mallarmé riflette proprio sui vuoti e i pieni delle parole, sullo spazio bianco della pagina, e che lui chiama il silenzio intorno, e poi dice: bisogna che non si disperdano questi due elementi, la parola, il nero della parola, il vuoto del foglio devono trovare fra loro un equilibrio e soprattutto in qualche modo danzare l'uno con l'altro. La selezione di poesie che fa Matisse, questo viene finito di stampare il 25 ottobre del 32, sono soltanto 145 copie, tutte firmate dall'artista. Tutti i libri di Matisse escono tutti quanti firmati, tutte le matrici, quando ci sono state biffate o spaccate, quando sono pietre litografiche, come in altri casi. Le poesie, cercando il numero, sono 50 la selezione che fa Matisse, con 24 illustrazioni, e vedete che Matisse immagina una decorazione completamente diversa da quella di Picasso, realizzata 2 anni prima. Immagina una linea sottilissima, lui sceglie l'acquaforte, adesso vi leggerò le sue parole, sceglie un acquaforte affinché la linea sia come i fili di una ragnatela, deve di sembrare qualcosa che addirittura crea più vuoto della pagina scritta nella poesia, e le figure di donne con questi morbidi capelli, di dettagli ingigantiti, di elementi ornamentali, non devono essere chiusi all'interno della cornice, ma devono addirittura quasi toccare il bordo della pagina, immaginare che quello spazio continui oltre il libro, continui oltre il cofanetto, perché poi non era un vero e proprio libro rilegato, ma un cofanetto dentro lo spazio. Scrive nel testo del 1946 Matisse: ho scelto delle acque forti a tratto regolare, sottilissimo, senza tratteggio, in modo da lasciare il foglio stampato bianco, quasi come prima della stampa. Il disegno riempie la pagina senza margini, cosa che schiarisce ancora il foglio, perché il disegno non è, come di solito, ammassato verso il centro, ma si irradia su tutta la pagina. Sentite questa volontà quasi centrifuga, no? Del disegno, che non deve
come dire, avere un suo perno centrale. Il problema era quindi come equilibrare le due pagine, una bianca, quella dell'acquaforte, e quella relativamente nera della tipografia. Ho ottenuto questo risultato modificando il mio arabesco in modo da concentrare l'attenzione dello spettatore tanto sul foglio bianco quanto sulla lettura promessa dal testo. Paragono i miei due fogli a due oggetti scelti da un giocoliere, una palla bianca e una palla nera, che poi, una volta lanciate in aria, creano un insieme armonioso agli occhi dello spettatore. In questa descrizione vedete tutta la sapienza artistica nel concepire l'elemento compositivo. Un artista non farà mai un'opera a caso, e un'opera non riuscita non entrerà mai nel catalogo di un artista per sua prima e assoluta volontà. Qui però vi vorrei mostrare anche la scelta di alcuni dettagli, sempre per crearvi dei contraltari culturali. Guardate che nudi diversi che fa Matisse. Sulla destra questo nudo nero, lo vedete che è una donna probabilmente di colore, i capelli ricci, corti, le mammelle allargate, il ventre flaccido, una bellezza tutt'altro che ariana. Tutt'altro che prego. Mamma mia, scusate, questo è un problema di luci. Non so se si possono abbassare queste luci qua. Grazie che lo avete detto. Io, no, io vedo il computer e quindi non mi rendo conto. Perché io ce n'ho qui due proprio in. Okay. Meglio? Beh, un po' è proprio lo schermo che probabilmente comunque insomma avete visto anche prima questa stessa immagine di donna, vedete che è tutto tranne che una figura diciamo classicheggiante. Ecco, questo rientra nella stessa ricerca che Matisse aveva fatto e stava facendo sia in scultura con il grande nudo seduto che è di 10 anni prima, sia il famoso nudo bleu dove lui comincia a meditare su una bellezza che sia tutto tranne che una bellezza classica, tranne che una bellezza idealizzata, tranne che una bellezza di canone, appunto Maupassant, cercare di essere al di là dei canoni, cercare di individuare una rappresentazione dei concetti fondamentali, quale quello del bello e dell'armonia, attraverso altri elementi visivi. Così come poi crea dei veri parallelismi nella stessa serie di poesie di Mallarmé, l'immagine che voi avete del... Beh, certo è molto scuro, avete ragione, purtroppo io qui lo vedo chiarissimo, non so se si può fare qualcosa sullo schermo o no, non so, apre le mani giustamente, no, ok, perché forse è tanta la luce fuori, per me la potete anche togliere a me, certo, io ho il computer, dovrei riuscire a vedere con la luce del computer, guardate se migliora. Meglio? Un pochino, vai, accontentiamoci. E in cui appunto lui la stessa identica immagine la sta lavorando anche per un tessuto. No, no, ma per me va bene, eh? Ok, anche per un tessuto che è quello che vedete sulla destra. Il volume poi si chiude con un ritratto di Baudelaire, perché sceglie tra le altre poesie quella Le Tombeau de Charles Baudelaire e ve lo mostro soprattutto perché a Baudelaire poi dedicherà un altro volume che vi farò vedere rapidamente. L'altro testo che lui ricorda nel suo scritto Come ho fatto i miei libri è un testo molto particolare, quello di Henri de Millon de Monterlin, era un aristocratico, un nobile, un uomo estremamente facoltoso che ha vissuto quasi tutta la sua vita in viaggio anche per vivere meglio la sua omosessualità, uno scrittore particolare molto criticato, condannato anche per misoginia, Simone de Beauvoir lo
lo stigmatizza nel suo romanzo il secondo sesso come una, insomma, come una figura molto, molto criticata e diciamo, decisamente poco amata. E lui da molto tempo sta come dire, facendo la corte a Matisse perché gli decorasse un suo libro, ma Matisse ha sempre rifiutato. Siamo invece qui nel 1943-44, quindi siamo in piena guerra. Matisse legge questo testo che non è né prosa né poesia. La Pasife è un misto di riferimenti al grande mito del re cretese, del mostro cretese. Appunto della regina Pasife, la figlia Fedra, il minotauro che esce dall'unione con il toro, eccetera eccetera, e Matisse invece rimane affascinato da questa letteratura, da questo testo che, diciamo, rileggendolo oggi non ha nulla di particolarmente torbido, ma che diciamo si ispira a un filone simbolista che cerca di rinutrire in qualche modo e di far rivivere il grande mito classico, che in questi anni stava avendo ovviamente degli autori e delle rivisitazioni molto, molto interessanti. E qui Matisse sceglie una tecnica completamente diversa, è per questo che lui li cita nel suo testo: il Mallarmé completamente bianco e il Pasife fatto di sfondo nero. Lui qui sceglie di usare il linoleum e di utilizzare la linoleumgrafia, che, come lui ricorda, assolutamente non si deve pensare che si usa perché è più economica del legno, cioè rispetto alla xilografia, ma si usa perché ha un effetto che è esattamente quello che lui voleva ottenere. Una semplice linea bianca, scrive Matisse, su un fondo assolutamente nero, una semplice linea anche qui senza tratteggio. Guardate che molto spesso lo vedete soprattutto negli arabeschi, Matisse non solleva mai la linea dal foglio, cioè è proprio una linea, quindi un'idea, un pensiero, un unico movimento. Non è qui ovviamente in composizioni più complesse. Doveva tuttavia in qualche modo risolvere, attraverso queste come dire, composizioni così potenti, doveva risolvere il rapporto tra la pagina scritta e la pagina nera, perché qui rispetto al Mallarmé gli si sono invertiti i rapporti, e quindi immagina sia delle cornici nere decorate sia con motivi geometrici sia con motivi floreali o piccole stelle, ma soprattutto dopo un lunghissimo lavoro. Lui dice: io non ho dormito per fare questo libro per 3 mesi, giorno e notte ho cercato di lavorarci. Sceglie le capolettera rossi, bianco, nero, rosso, perfetto, dice lui, magnifico, è l'equilibrio che mancava per creare un contraltare fra un nero fondo, un nero notte, dove questa linea bianca diventa unica, assoluta protagonista, e il nero del carattere tipografico che invece galleggiava su questo fondo bianco. Il contraltare rosso crea la struttura, l'architettura portante dell'insieme. L'opera esce il 20 maggio del 1944, cioè 2 giorni dopo il D-Day. Gli alleati sono sbarcati in Normandia, il clima sta cambiando. L'opera di Monterland viene attenzionata da il
governo liberato, perché Monterland si riteneva troppo vicino al governo di Vichy, o comunque non si era mai opposto al governo di Vichy. Matisse è preoccupatissimo di questo fatto, chiede aiuto a diversi amici. In realtà il libro avrà un successo strepitoso, queste pochissime, ma che qui sono 120 copie che sono state tirate, viene esaurito completamente in un anno e viene completamente venduto all'estero. Fra l'altro lo chiede immediatamente una copia in MoMA di New York. Questa è la immagine finale della regina, che ormai si è già trasformata quasi in un minotauro, che non viene mai citato il minotauro all'interno del testo di Monterland, ma in realtà è il frutto di questa passione assolutamente innaturale e di questo accoppiamento assolutamente innaturale tra la regina e il toro. Una delle ultime cose che Matisse farà per questo testo è la copertina. Lui vuole che la copertina di Pasife sia blu, ma non vuole che sia compatta. Cerca in mille modi una tecnica che possa restituirgli l'immagine della tela, e anche qui è il linoleum che gli viene incontro. Qui vedete la copertina e ovviamente il retro, la quarta di copertina, con questo elemento ad arabesco. Ora, le tensioni su questo volume in questi anni e comunque le tensioni sulla sua produzione artistica e soprattutto sulla sua produzione libraria di questi anni portano Matisse ad avere un atteggiamento estremamente prudente, ma anche molto consapevole. Una cosa estremamente interessante è come lui in questi anni fa fotografare il suo studio. Matisse è un uomo estremamente famoso, è su tutte le copertine di tutte le riviste americane, da Vanity Fair a Life, arrivano le grandissime testate, quindi lui è molto seguito dai grandi giornali. Lui allestisce con grande scrupolo il suo studio e ogni fotografia, da Cartier-Bresson in poi, perché questi sono i fotografi che frequentano lo studio di Matisse, ogni immagine che viene pubblicata è un manifesto della sua resilienza, cioè di come lui continui a lavorare nonostante l'età, lo vedete, nonostante la sofferenza fisica che lo accompagna e che segna costantemente però un'attività rigorosa e consapevolmente e autenticamente in contrapposizione alla vita politica che stava vivendo. Uno di questi rifugi e uno dei motivi di critica nei confronti di questo anziano artista che si sta dedicando anche alla letteratura è la ricezione di questo bellissimo florilegio, Le Florilège d'Amour di Ronsard, Pierre de Ronsard, un classico della poesia francese del Cinquecento. Lo conoscono tutti, insomma, come Pascoli, non so come, diciamo, sono quegli gli autori che gli studenti francesi fanno a scuola e lo conoscono normalmente. È fra l'altro tra i primi autori che scrivono poesia in volgare, quindi è l'affermazione della lingua francese, del volgare francese, diciamo abbastanza vicino a quello a loro contemporaneo. Qui è il profilo del poeta in questo florilège che è selezionato ancora una volta da Matisse, il quale questi testi, Ronsard è il poeta dell'amore, ha moltissime amanti, Clessidra, Marie, Giovanna, sono tutte figure che non si sa se sono muse ispiratrici o vere amanti del poeta. È comunque l'uomo dell'amore, dell'amore carnale, dell'amore sensuale, ma anche delle rose, dei giardini, dell'amore immerso nella natura e quindi anche nell'amore idilliaco. Ecco, questa selezione che Matisse fa sempre scrivendo
riferendo ad André Rouveyre, quindi sempre costantemente in dialogo con il suo amico, racconta sì appunto gli aspetti degli amori carnali e dei corpi femminili, sia anche rifacendosi a delle Veneri come quella che vedete in questo momento e al mito come questa che è un evidente ratto di Europa, Europa sul toro. Fra l'altro in quegli stessi anni Matisse sta lavorando a questo dipinto che non finirà mai, questo come vedete è un incompiuto proprio sul tema del ratto di Europa, ma sia di tutta la parte decorativa, floreale, più idilliaca, che porta moltissimi critici a ritenere che Matisse appunto ormai è un anziano signore che ha perduto completamente come dire, di interesse, di capacità innovative e che in qualche modo si gingilla con poesie amorose che forse gli ricordano la sua, come dire, la sua giovinezza. Ecco, questa critica così severa, che peraltro dispiacerà anche all'artista, sono invece molto lontane da questa tensione per una, come dire, per trovare un equilibrio non solo tra parola e immagine, ma tra diversi livelli di sensualità, tra diversi livelli di emotività. L'amore non è una cosa sola, l'amore non si può definire attraverso un unico verso, è qualcosa di molto contraddittorio, di molto fragile, di molto delicato, di molto imperfetto, molto spesso carico di compromessi e molto spesso carico di tensioni che poi scopriamo non restituirci quella passione, quella intensità che noi avremmo immaginato. Dunque lui sta cercando di calibrare attraverso l'immagine una tensione diversa della parola, che in quella parola è ancora embrionale, perché quel francese che viene stampato con la grafia del francese antico e quindi non traslitterandolo, diciamo, nel francese contemporaneo, stava restituendo. Fra l'altro Matisse comincia a concepire delle composizioni che poi diventeranno frutto e stimolo per tutti gli altri soggetti. Quella figura di primavera botticelliana nel Prato in realtà diventa il motivo iniziale della riflessione del pannello della Vergine con il Bambino, che è appunto alla Cappella di Vence, che è un'opera realizzata poi in ceramica e che all'inizio è proprio una ragazza con questo bambino in braccio in mezzo ad un prato fiorito, che poi diventerà invece qualcosa di completamente astratto man mano che lui si avvicina alla realizzazione finale dell'opera. Siamo nel 1942, in realtà quest'opera comincia molto prima, e Matisse si dedica a un poema e a un poeta medievale, Charles d'Orléans. Qui interviene un nuovo amico, un nuovo editore, che sarà Teriade, che qui vedete mentre fuma su una panchina insieme a Picasso. Teriade è un intelligentissimo intellettuale greco nato a Mitilene, che si trasferisce nel 1915 a Parigi e che darà vita alla grande editoria artistica francese e parigina di quegli anni. Sarà il creatore della rivista Verve, per la quale tutti i grandi artisti contemporanei fecero delle magnifiche copertine, di cui rimangono poi gli originali, che sono dei collage o delle pitture autografe, e inventerà e darà vita veramente a nuove tipologie di libri d'artista. Uno
uno di questi è il Charles d'Orléans di Matisse. Charles d'Orléans è un poeta del XIII secolo, di lui si conosce pochissimo, l'unica illustrazione che lo raffigura è questo codice che è alla British Library, è una miscellanea, all'interno c'è questa miniatura dove lui si vede rinchiuso nella torre ed ecco la scelta di Matisse. Charles d'Orléans viene fatto prigioniero dagli inglesi mentre guidava i francesi nella battaglia d'Azincourt e rimarrà nella prigione di Londra per 25 anni. Durante questi 25 anni Charles diventa poeta e scrive le sue poesie, che sono naturalmente anche poesie d'amore, ma sono quelle sì una reale forma di resilienza alla prigionia, una reale contrapposizione al nemico che lo tiene prigioniero e che aveva invaso il suo paese. Per questo volume Matisse sceglierà di lavorare su un e unico elemento, declinato con colori differenti, forme differenti, tensioni stilistiche differenti: il giglio di Francia. Sarà l'unico elemento decorativo che utilizzerà, e nonostante sia solo lui, vedete adesso quanto può cambiare. In realtà Matisse sta ragionando e utilizzando il giglio anche in alcune sue composizioni pittoriche, qui lo vedete sulla carta da parati di questa bellissima Natura morta con i fiordalisi, e una trasfigurazione del giglio lo usa sempre per una copertina appunto di Verve, la rivista immaginata da Teriad, con questo bellissimo collage. E queste sono le pagine. Che cosa c'è di unico in questo testo? Che Matisse decide di scrivere lui le poesie, cioè sono scritte a penna da Matisse. Sono trascritte a penna da Matisse. Qui non c'è più la tipografia, non c'è più la scelta del carattere, non c'è più la meccanicità dell'atto tipografico, c'è la calligrafia. Lui, di questo poeta del 300 che probabilmente scriveva con la piuma d'oca intinta nel suo calamaio, riprende esattamente il gesto. Anche lui intinge il suo pennello, la sua china, insomma il suo stilo, e ritrascrive la vedete, calligrafia minuta, abbastanza ordinata, che poi alla fine della sua vita diventerà un po' più affaticata, ma insomma ancora a questa data riesce a scrivere abbastanza bene. E in questa trascrizione di rondò o di ballade fa esclusivamente delle cornici, delle cornicette, sempre con le stesse coppie di colore che sono scelte con cura e attenzione: verde pino e blu notte, zafferano, foglia di tè e melanzana, azzurro cielo, granfite e marrone, caramello e grigio azzurro, applicate ora alle cornici, a una, a due o a tre linee, ora alle composizioni di gigli di Francia, che a volte hanno anche qualche volto, quando ci sono delle amate che sono raccontate. Qui riconosciamo anche chi è questa signora dai suoi occhi di ghiaccio. La signora è Lidia Derestovskaya, la sua assistente russa, che è stata in realtà anche la sua amante e che sarà con lui fino alla fine della sua vita. Lei ha sempre raccontato che nella sua stanza dormiva con la valigia fatta. Appena Matisse morì, lei lasciò la casa e rientrò in casa Madame Matisse, che erano separati, ma insomma non erano divorziati, e i figli, che non hanno mai potuto vedere Lidia, che era una donna tra l'altro con un carattere diciamo piuttosto importante, che ha seguito però l'artista nel corso di tutti gli ultimi anni della sua vita, oppure appunto i rondò, le ballade di cui vi dicevo, o alcune pagine sono solo fatti di gigli di Francia. In questo
questo duplice elemento che vorrei sottolineare adesso che state per vedere Jazz: da una parte la composizione esclusivamente decorativa, dall'altra parte l'elemento calligrafico che diventa centrale nella composizione del suo libro più famoso. Sono questi gli anni in cui lui appunto scrive a Rouveir. Vi ho portato una busta perché le buste sono magnifiche, sono tutte decorate su tutti e due i lati. Rouveir anche lui si è dovuto allontanare, sta in una un po' nascosto in una locanda che diciamo vuole il destino si chiami La Joie de Vivre, ma poveraccio, la moglie è ricoverata in una clinica psichiatrica perché diciamo soffre di depressione, lui diciamo è molto sotto controllo e quindi, eppure questo non gli impedisce di scambiare con l'amico una attività epistolare assolutamente costante. Ecco, in questi stessi anni, ma qui vado veramente velocissima, realizza anche Les Fleurs du Mal, anche qui una selezione di Matisse delle poesie di Baudelaire. Avete visto prima il ritratto di Baudelaire, ma vorrei ricordare che Baudelaire è una figura fondamentale per Matisse. Luxe, Calme et Volupté del 1904 viene dai due versi che scandiscono la poesia L'invitation au voyage di Baudelaire. I versi recitano: là tu n'es qu'un ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Lui aveva intitolato questo quadro giovanile, quando ancora era in ambito divisionista, proprio ispirandosi al poeta. L'immagine iniziale è un altro elemento decorativo, questo suo elemento a foglia che realizza sempre con un unico segno della matita, che userà anche per un'altra copertina di Verve. E la cosa interessante di Baudelaire e del libro che vedete immediatamente dopo è che lui sceglie di fare solo visi, a parte il suo autoritratto evidentemente, anche se qui è giovanissimo, non lo era all'epoca. Sceglie quattro modelle, fra cui una tahitiana che vedete in alto a destra, una spagnola in alto a sinistra, una spagnola in alto a destra, una giovane olandese che era una studentessa di storia dell'arte, Annalise Nelk, e poi la solita Lidia, che è ovviamente la sua modella. Solo visi e solo elementi decorativi, calligrafici. Vedete che non sono forme parlanti, ma sono passaggi di senso, non so come poter dire, sono una lingua di cui non decifriamo immediatamente il contenuto, ma che sappiamo e in qualche modo lo contiene, lo custodisce e ce lo riesce a restituire se solo noi riusciamo a farla parlare. L'altro volume è quella di Marianna Alcaforado, scrittrice in realtà monaca portoghese del 600, richiusa in convento giovanissima, come si usava all'epoca, aveva solo 14 anni. La giovane riesce ad avere una liaison con un soldato che si trovava intorno al suo convento di clausura, che poi la abbandona, e lei comincia a scrivere lettere a questo amante che non gli risponderà mai, mai, mai. È stato ritenuto anche un falso letterario, si è pensato che Marianna non fosse mai esistita e che fosse frutto di una falso novecentesco. In realtà recentemente la critica ha scoperto che no, è esistita, è proprio lei, le lettere d'amore sono sue. Ed anche in questo caso viene tradotto in francese, avrà una grandissima nel 35, la prima traduzione francese del testo avrà una grandissima risonanza. Anche qui è Matisse che sceglie le lettere.
ortografia un po' arcaica, anche qui Matisse fa solo ed esclusivamente volti e sceglie come sua modella la figlia di un bottegaio di Nizza. Gli serviva una ragazza, gli serviva una bambina, un adolescente che lui vesse da suora. Tutto quello che voi vedete è sempre messo in scena, messo in studio, con i vestiti, con gli sfondi, con gli oggetti che sono all'interno dei suoi quadri, è sempre tutto assolutamente allestito. Questa serie di teste espressive che vengono molto amati da, ad esempio, da Aragon, che è un grande fan e un sostenitore critico, a volte anche in contrasto, dell'operato pittorico e artistico di Matisse. E arriviamo a Jets, al suo diciamo ultimo libro in ordine di tempo, un volume che diciamo la cui genesi nasce almeno nel 41, ma non è escluso che l'idea di Jets nasca addirittura negli anni 30. Qui veramente affrontiamo un altro universo, perché questa, intanto per cominciare, è un'opera di Matisse, cioè sia immagini che testo sono di Matisse. Il testo lo scrive Matisse, sono sue parole, sono sue appunti, riflessioni, non è un testo organico e non è un testo che parla delle immagini, anzi vi dirò di più, le immagini sicuramente sono finite quando lui comincia a scrivere il suo testo, e a scriverlo intendo con il pennello, non è più neanche l'esercizio calligrafico a pennino che lui fa per il Charles d'Orléans, ma usa direttamente il suo pennello, e per fare le illustrazioni sta usando un'altra tecnica, non più una tecnica pittorica, quelle che avete visto comunque finora, ma sta usando il collage. L'operazione è ormai avvenuta, Matisse è molto affaticato, sta in piedi ma per periodi abbastanza limitati, e quindi lui deve inventare un nuovo modo di dipingere e di costruire le sue opere. Ne inventerà due. Per dipingere direttamente usando matita, pennello, china, userà una lunghissima canna di bambù, lunga in alcuni casi anche 2 metri. Adesso voi sapete che cosa vuol dire fare così, sapete cosa vuol dire fare così con una penna, immaginate che cos'è far oscillare una canna di un metro e mezzo, 2 metri dalla tua mano, che cos'è di raffinatezza tecnica, se non addirittura tecnologica, potremmo dire, nonostante fosse tutto esclusivamente manuale, il controllo della mano, del gesto, del testo e del pensiero. L'altra tecnica, soprattutto per il colore, diventa il papier découpé. Lui prende grandi foglie di carta, li colora e comincia, come lui stesso dice, a dipingere con le forbici. Dipinge nel colore. Lui dice: mi sento uno scultore che affossa lo scalpello nella materia. Io con le forbici vado dentro il colore, e quei magnifici segni a un unico tratto che faceva sul foglio ora li fa all'interno della carta. Perché dipinge con le forbici? Perché? E perché crea i papier découpé? Perché i papier découpé gli consentono di creare delle grandi forme e di poterle applicare su sfondi colorati e modificare, nel caso non gli piacesse, la disposizione delle forme. Attaccarli su questi fogli ci possono pensare i suoi assistenti, le può fare un altro, lui può dare indicazioni, perché lui usava le puntine da disegno. Tutti i suoi papier découpé mantengono le tracce degli spilli, e ve ne faccio vedere uno dei pochissimi che non è stato mai montato, perché Matisse ha usato questa tecnica anche in altri momenti della sua vita. Questa è una gouache per i costumi del balletto Rouge et Noir, che lui realizzò nel 1937, fece i costumi per questo balletto e fece le prove, i primi progetti usando proprio la tecnica del papier découpé appuntato, e poi lo usò per la famosa danza di Barnes, quest'opera monumentale che si trova a Filadelfia, ora nel nuovo museo che ha trasportato la
facendo un'operazione piuttosto violenta, la Barthes Foundation, dalla villa originaria di Barthes dentro, diciamo, la Main Road di Filadelfia. Per questa opera monumentale lui ha proprio dei problemi compositivi e quindi comincia in questo caso usa le forme ritagliate e applicate attraverso il papier découpé, ma in realtà in questo momento diventa un esercizio costante, fondamentale. Guardate che sono le pareti del suo studio ricoperte di papier découpé, ricoperte di prove, ricoperte di sagome, di tentativi di composizione, comporre lo spazio attraverso forme e colori tagliate attraverso le forbici. E poi la calligrafia, questa sono alcune delle pagine di Jets, dove vedete che qui Matisse usa direttamente il pennello. La sua calligrafia, la sua grafia non è più salda, diciamo, come l'avete vista nel Charles d'Orléans, anche perché il pennello è molto più complesso, alcune parole sono più dense di colore, altre sono più scariche di colore, alcune vengono sottolineate, alcune volte lui va a capo, altre ondeggia, ma una cosa fondamentale è questa, lui che rifletteva nel Mallarmé nel 1932 sul bianco della pagina, è la combinazione di parola e immagine e di parola e spazio bianco. Uno degli errori più enormi che si fanno su Jets, questa è la famosa pagina di Icaro totale anche del testo, scusate. Uno degli errori più grandi che si fanno è che voi vedete in genere nelle mostre Jets così. Voi vedete solo ed esclusivamente le incisioni, le decorazioni estrapolate, anche perché vennero fatti 100 album solo della parte figurativa e quindi sono stati in commercio 100 album solo delle illustrazioni. Calcolate che Jets è passato all'asta nel 2018, una copia integrale ovviamente autografata dall'artista della nipote è stata venduta nel 2018 a $600,000. Sono 145 le copie esistenti di Jets complete anche del testo nel mondo, e questo è profondamente un errore perché tutto il volume è concepito con un'unica intenzione. Lo vedete ad esempio dall'indice, guardate la meraviglia di queste due pagine di indice in cui Matisse sta sintetizzando e raccontando le scene che state per vedere. Fra l'altro questa immagine viene fatta negli stessi così momenti, di lì a poco Matisse comincerà a ragionare sulla cappella di Vance che vi citavo prima. Questo è uno dei bozzetti delle sue Via Crucis che lui immagina esattamente come l'indice del suo Jets, cioè sta immaginando i numeri che poi all'inizio non pensava di non mettere, alla fine poi mette, sono proprio l'andamento con cui si legge questo unico pannello della Via Crucis, che è nella magnifica cappella sul fondo. Qui siamo nella controfacciata, voi entrate dalla porticina che vedete sul fondo della cappella e qui vedete invece il fronte verso l'altare. Ecco, vedete che in questo caso e qui Jets è fondamentale come ispirazione per ciò che lui sta per fare. Lui comincia a lavorare alla cappella nel 1948, quindi a pochissimi mesi dalla pubblicazione di Jets. Colore bianco e nero, papier découpé, perché le vetrate sono fatte con i papier découpé, e calligrafia. Le ceramiche che voi vedete sono dipinte a pennello, a china da Matisse, sulle ceramiche già invetriate bianche e poi nuovamente cotte per fissare l'inchiostro. Esattamente quello che ha fatto in Jets: colore da una parte, bianco e nero dall'altra, fonte fondamentale di ispirazione del suo volume. Jets è ispirato ai suoi ricordi, ai suoi viaggi, alla sua infanzia. Questi sono il circo, lui dice che adorava il circo quando era bambino. Questi sono i suoi viaggi
il suo viaggio a Tahiti, in Oceania, la bellezza della laguna, queste forme naturali che sono in molte delle illustrazioni di Jazz, ma sono parallelamente anche in alcune sue opere celeberrime come Océanie la mer, fa anche Le Ciel, sono le due composizioni ispirate appunto al viaggio in Oceania che lui aveva fatto all'inizio degli anni 30, quindi moltissimo tempo prima con Madame Matisse, fino a raggiungere composizioni quasi, quasi astratte e più geometriche che poi influenzeranno profondamente le sue pitture successive. Vi mostro una delle sue opere finali, siamo nel 1953, Matisse muore nel 1954, quest'anno sono 70 anni, festeggeremo i 70 anni della sua morte il 3 novembre e questo è sempre Souvenir d'Océanie, dove forme geometriche, forme come dire biomorfe si accompagnano, è un'opera magnifica che è al MoMA di New York, dove ci sono ancora dei tratti di matita sul foglio, perché anche sulla tela, scusate, perché anche questo nasce da papier découpé e collage che diventano l'ultimo come dire frontiera tecnica che lui con cui lui realizza le ultime opere e che saranno tutte, questo è l'altro grande rivincita che Matisse darà ai suoi detrattori, saranno tutte di grandissimo formato. Alla fine della sua vita rifiuterà le opere da cavalletto, smetterà di fare piccoli quadri, farà solo opere gigantesche, dopo la Cappella di Vance solo opere di immenso formato, perché lui capisce anche e soprattutto attraverso i libri che lo spazio concettualmente è infinito e non può e non deve essere racchiuso nella come dire compattezza, nel rigore tutto ancora borghese in definitiva di una cornice, ma deve contaminare qualcosa che va oltre, che soprattutto sappia coinvolgere anche fisicamente e emotivamente lo spettatore. Ecco, in questa in questo attraversamento Matisse soprattutto ci pone davanti a una domanda: come si leggono i libri del gli artisti, come si legge un libro d'artista? Un libro d'artista non può essere letto appunto come un libro illustrato, non possiamo leggere le poesie di Mallarmé nella selezione di Matisse, dobbiamo fare un altro sforzo, dobbiamo entrare in quell'opera e se siamo fortunati da poterla toccare, perché ovviamente deve, è un assoluto privilegio poterlo fare, in pochissimi come dire, hanno questa fortuna. Dobbiamo dargli esattamente quello che ci chiede, sfogliarla, tornare indietro, fermarci, abbandonarci, osservare senza leggere, leggere senza capire, ascoltare il ritmo fino ad arrivare a Jazz, fino a trovare di questo artista il guizzo creativo unico e assoluto di chi sta osservando la sua vita, non guardandola attraverso il suo passato e la sua memoria, ma attraverso guardandola attraverso il futuro e quello che potrà inventare in passato. Grazie. Grazie mille, spero che anche voi vi siate emozionati e soprattutto adesso sapete che dovete andare a comprare dei bellissimi libri illustrati da artisti contemporanei, perché sono un buon investimento, e vi aspettiamo l'11 marzo con Dipingere e leggere, il libro nell'arte italiana del professor Stefano Zuffi. Grazie mille, buona serata a tutti.